Dalla era gay o non era gay, sai che importante. Dalla era un ottimo cantante, scriveva delle bellissime canzoni, a parte la fase, gli ultimi 10 anni direi della sua attività, forse anche un pochino di più, ma per una ragione, che lui voleva la popolarità. Quindi faceva una canzone come Attenti al lupo, una canzone come Ciao o altre cose, perché lui voleva essere popolare, lui ambiva questo. Quindi, per la stessa ragione, se fosse stato, o se era, come probabilmente era, gay, non l'ha dichiarato perché non voleva diventare la bandiera dell'arci gay, il vessillo dei gay italiani. Lui voleva cantare per tutti gli italiani. Infatti probabilmente io penso che lui fosse un bisessuale eventualmente. Lui non interessava piacere ai gay o non piacere agli eterosessuali, lui voleva piacere a tutti, ci teneva moltissimo, in tante interviste l'ha detto chiaramente. E devo dire che poi ha lasciato comunque trasparire nelle sue canzoni questa cosa. Quando metteva Ne Marco, c'è una checca che fa il tifo, oppure quella canzone Ciao a te e a tuo figlio Finocchio. Notare che ad altri l'avrebbero contestata, lui non l'ha mai contestato nessuno, quindi forse si sapeva già. E comunque chi se ne frega, no? Dalla ha scritto delle canzoni bellissime. A me piacciono moltissimo i 3 dischi con Roversi, anche quelle con la Pallottino. E poi quando lui ha iniziato a fare il cosiddetto cantautore, che in realtà non è mai stato, perché non gli interessava essere un cantautore, dovevo stare vicino, vabbè, e che ha fatto delle canzoni memorabili. Poi credo che proprio perché voleva, intanto non voleva stare sempre fermo nelle stesse cose, e poi voleva diventare ancora più popolare, lì forse ha iniziato a fare delle cose che a me personalmente piacciono meno. Perché Attenti al lupo poi all'epoca mi era anche piaciuta. Col senno di poi dici, bah, è un po' una cavolata, no? Anche se Ron, tanto di cappello a fare una canzoncina così bella. E anche in seguito. Del resto voglio dire, questa cosa è molto comune. Cioè, o uno è gay e nello spettacolo, specialmente adesso, sono gay, fa outing, e questo gli porta più o meno pubblico e comunque lo fa stare più in pace con se stesso sicuramente. E poi ci sono quelli che non sono gay e che sono spacciati per tali. Io ad esempio ho dei dubbi anche su Renato Zero, perché io poi con tutti questi uomini non l'ho mai visto, so che ha come adottato un ragazzo, una roba del genere. E poi comunque il fatto di nascondere la propria omosessualità per artisti dello spettacolo, cioè ricordiamoci che Richard Chamberlain, padre Ralph di Uccelli di Rovo, Rocazzo, ne famosissimo, poveretto, perché è stato forse uno dei primi attori a morire di AIDS e faceva sempre film con donne, ma anche Marlon Brando e Paul Newman e James Dean stavano con donne, ma anche con uomini, e sono fatti ormai noti. Ma se l'avessero detto allora, ma anche adesso, Rupert Everett si è pentito di aver detto che è gay, perché da quando l'ha detto gli hanno proposto solo parti da gay. Dalla non voleva essere messo in un recinto, incasellato, e ha fatto benissimo. Tra l'altro gli è risultato molto facile, perché secondo me, specialmente nei primi periodi, io Dalla lo conosco attraverso la televisione, fin da bambino, mi ricordo quando ero soldato con una delle sue prime canzoni, Puff Boom, poi quando presentava fumetto, non so come si chiamasse la trasmissione, comunque presentava dei cartoni animati, vedevi questo omino con la barba, pieno di peli, questa parlata bolognese, ma cioè, secondo me a quell'epoca se lui avesse detto no, beh, perché io in realtà sono gay, ci sarebbero stati Aldo, Giovanni e Giacomo, che non c'erano allora, che gli avrebbero detto ma vai a cagare, cosa vuoi essere gay te? E dopo devo dire, quando inizio a mettere il parrucchino eccetera e altre cose, si poteva intuire, però ci sono tanti che sembrano poi non lo sono. Quindi lasciamo stare in pace Dalla, che è stato un cantante eccezionale, secondo me una delle voci più belle che abbiamo avuto in Italia. Mi è dispiaciuto ultimamente, ho suonato molte sue canzoni e quindi le ho anche ascoltate, ho sentito negli ultimi anni aveva avuto un calo di voce pazzesco, e per lui che arrivava ovunque in qualche modo, credo di non averlo mai sentito steccare, invece sentirlo fare un suo brano nella tonalità, quando c'era il picco, vedi caro amico, io ti dico, farlo basso mi è dispiaciuto, quindi non dico che sia stato un bene che è morto, questo no, però sicuramente avrebbe dovuto poi ritirarsi, perché come voce l'ha messo malino.
forse a quel punto avrebbe anche detto, vabbè, cazzo, sono gay, e chi se ne frega. Poi, come diceva lui, sono Finocchio. Dov'è il problema?